Oi, cari tutti, sagari e sagari, io sono il Geno79 e oggi siamo qui in questo nuovissimo video delle sfide sulle Lucky Wars. Oi, cari tutti, sagari e sagari, io sono il Geno79 e ci sono anch'io, sto. Ok ragazzi, siamo in partita. In questo video farò ben due challenge contemporaneamente. La prima è la FAV challenge, dove devo tenere i FAV Quake Pro. La seconda devo tenere la distanza render 2 e non usare Ender Pearl. E dovrei in teoria utilizzare pure i Super Secret Settings, cosa che non utilizzerò perché mi fanno laggare di FPS. Ne faccio 30 con alcuni Super Secret Settings e voi direte, e vabbè, con 30 puoi giocare anche mentre registri. Eh sì, ok, va bene, però c'è un piccolo ma. Quando li levo mi rimangono a 30 FPS invece dei soliti 100, con qualsiasi render. Con la render a 2 dovrei fare all'incirca 200 FPS io. Invece dopo i Super Secret Settings, anche se ho la render a 2, mi fa pochissimi FPS. Infatti, come vedete, adesso ne sto facendo 210 anche registrando con la render a 2. Anche perché siamo nelle Lucky Wars come nelle Skywars, come nelle Skyblock, come in tutte le cose. Invece sono isolette volanti, si fanno più FPS perché ci sono meno blocchi da caricare. Comunque, facevo 30 FPS qua, nelle Lucky Wars all'interno. E con alcuni ne facevo 9, con alcuni Super Secret Settings. Quindi ragazzi, non potevo per niente farla. Se avete delle challenge da consigliare, potete consigliarle. Basta che non contengano Super Secret Settings, perché non verranno prese in considerazione appunto per questo motivo, che laggo troppo, quindi non le potrei proprio fare, anche se volessi. Infatti prima ho provato, poi ho detto no, basta, non ce la faccio, non posso giocare così. E l'ho eliminato, e l'ho levato. Comunque, mi sono shoppato dei blocchi perché è l'unica cosa che posso shoppare per arrivare da qualche parte, dato che non posso usare le ender per le porca miseria, perché cazzo colpiscono sempre solo me. Minchia. Ma porca miseria, ma basta! Basta attaccare sempre solo me, da quasi un'ora che sto provando di registrare delle Lucky Wars. E una partita l'avevo vinta, però ovviamente non mi si era registrata. Cioè, mi si era registrata e poi si è bloccata. Giustamente, giustamente, mi pare logico. Adesso, se la smettete, poi sono pure sfigato. È da un'ora che non trovo niente nei Lucky Block e nelle chest. Sempre solo gambali d'oro come armatura. Ragazzi, oggi proprio sono sfigato in una maniera assurda. E il ponte qua mi si è rotto totalmente. Che cosa bella. Veramente, non chiedevo altro. Non chiedevo altro. Allora, è ancora lì. No, non mi frizza però. Ancora lì che tira frecce questo. Mi sta frizzando. Ragazzi, figuratevi se mi frizzava con i Super Secret Settings attivi. Questo qua, finché non si gira, è un bene. Non ti girare. Stai buono lì. No, no, no. Mi sa che ha finito le frecce, perché non sta più tirando. Ok, adesso lo vado ad ammazzare. Perché tu hai provato ad ammazzarmi. E non si fanno queste cose, muori. Oh, così impari. Cattivo pampino. Le frecce comunque le aveva veramente finite. Lucky qui, arco fiamma qui. E si va a dominare il mondo. Intanto prendiamo questo lucky block di merda, ovviamente. Allora, dove siete tutti quanti? Io con la render a 2 non riesco a vedervi. Vedo soltanto che lì c'è uno. E non so come faccio a vederlo, però lo vedo. E ha un caschetto in diamante. Il resto non ha niente, quindi dovrebbe essere morto. Boom, bitch. Ancora vivo sei. Ho finito le frecce, merda. Ho già finito le 6 frecce, gli bastava un colpo per morire a questo. Non ha preso manco i Lucky Block, ma perché è venuto al centro per sparare la gente a caso? Non ho capito. Era quello il suo intento. Questa Magma Cream, basta queste Magma Cream. Sono utili quanto un calzino bucato. Vabbè, non c'entra un cazzo il calzino bucato, anche perché il calzino bucato, pure se bucato, ti protegge il piede, te lo tiene al caldo. Anche se c'è un buco dove ti passa il freddo, però funzionano lo stesso, quindi che esempio di merda. Che cazzo ci fai tu qui? Un full diamante sulla mia isola, che in realtà non è mia perché è un centro, però va bene. Allora, tu, amico, ti tiro un fulmine a caso, a casissimo, proprio che non manco t'ha colpito. Ti vorrei ammazzare proprio tanto tanto tanto. Che arco c'hai? Un arco potenza, ok. Finché l'arco potenza normale può starci. Infatti t'ho ammazzato, non aveva un'arma a parte l'arco, buono così, aveva 6 ender per... No, in realtà ne aveva 2, perché io in realtà ne avevo 4 prima. Adesso ho le frecce e ho il full diamante, quindi questa la posso vincere. Se dico che la posso vincere, la posso vincere. Dammi il cappellino, che è l'ultima cosa che mi rimane per completare il mio set. E boom bitch,
E te non t'ho visto? Pensavi che non t'avessi visto? Ma come no? Mori pure tu. Ma cosa pensate di fare? Ne manca soltanto uno. Dove ti nascondi? Sento gente che prende i drop, quindi sei qua vicino. Infatti eccoti qua. Amico, non avevi da prendere i drop. Ho vinto. E ci vediamo alla prossima partita. Eccoci nell'ultima partita. Non so quante partite ho fatto prima di queste, ma sto avendo una sfiga madornale. Non ce la faccio più. Ma proprio più. Questa è una cesta esplosiva? No, gravità zero. La cosa più inutile del mondo. Non serve a niente. Sumo stick, ok, buono, ma dov'è finito? Buggato. Come al solito, si bugga. Questa qua è una cesta esplosiva? No. Per mia fortuna, stavolta la sto avendo. Vediamo un po'. Dov'è la cesta? Eccola. Se ci porta un'arma. Per l'appunto. E arma fu. E arma fu. E arma fu. Adesso che abbiamo i blocchi ce ne andiamo al centro. E al centro andiamo a fa' bordello. Perché quello si deve fare. Si deve fare quello. E dobbiamo riuscire a vincere. Perché la gente fu il diamante. E noi invece fu l'oro. Perché siamo sfigati e marginati dal branco. Uno che si chiama Io Puzzo e un altro che si chiama Mai Senza Di Te non mi possono ammazzare e battere. Li ammazzerò io. Eccolo qua, Never Without You. Boom, bitch. Mai Senza Di Te l'ho ammazzato, quindi adesso è senza di te e senza di lui. Che filosofia. Quell'altro invece non so chi era, ma è morto. E non è Io Puzzo. Avrei preferito che fosse Io Puzzo, così li avrei ammazzati entrambi in un colpo solo. Però va bene, non c'è niente contro di loro, l'ho preso soltanto a caso perché avevano i nomi più particolari. Gapple, Gapple. Oh, a Gapple. E quello là sopra lo ammazziamo. Si tirasse le frecce magari. Non lo becchiamo mai, perfetto. Tu cosa vuoi fare, eh? Emanuele. Boom, mori. Allora, ci sta quello lì che sta lì ed è Jasper. Io Puzzo invece non so dov'è. Tanto questo qua sta a fare le barriere. Bastardo. Full diamante. Eccolo dov'è Io Puzzo. È a tirarci frecce. Smettila Io Puzzo. Devo prima raccogliere full diamante. Poi mi fa quello che ti fa. Ah, pure tu sei full diamante. Ma quanto sei bastardo. Te vuoi morire, cazzo. Da mezz'ora che stai a fare sto ponte. Ma cadi. Alleluia. Io Puzzo, siamo rimasti io e te. È la battaglia decisiva, la battaglia finale. Vedo soltanto te, non vedo i blocchi. Ok, adesso vedi i blocchi, è per questo che non ti colpivo. Tanto sto facendo esplodere tutta la mia isola sotto. Ma io sono qua sopra, non mi interessa. Io Puzzo, dovrei scendere prima o poi. Tanto qua ci butto l'acqua, così almeno si diventa pietra. Nel caso in cui dovessi cadere, non ne faccio niente. Amico, io non posso venire da te, perché se vengo da te mi spacchi il ponte, come stai facendo. Quindi o vieni te o rimaniamo qua per sempre. Decidi te. La vittoria tanto è mia. A meno che non faccio il demente e vado a finire come un coglione dentro la lava. Allora senti, adesso te lo uso io l'arco esplosivo, passo la freccia in mezzo al fuoco. Questa qua è una tattica che non tutti quanti sanno, ma se avete un arco e lo fate, fate passare la freccia in mezzo al fuoco, diventerà un arco fiamma. E dato che l'arco fiamma qui è esplosivo, va di sotto. Quello è cascato? È cascato. E va a vincere Genius, te l'ho detto! Perché devo cantare sempre quando vinco? Non lo so. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Se il video è piaciuto, mi piace, commentate, iscrivetevi, che sono iscritti. Se volete fate altre challenge con l'hashtag challenge nei commenti. Fate la domanda di Minecraft nei miei video in descrizione. Pagina Facebook in descrizione. Testa in descrizione. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi.